tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi, tanto per cambiare, vi parlo di un nuovo telefono. Questa volta si tratta di Honor l'omino della Svezia. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi vi parlo di un nuovo smartphone. Si tratta di Honor 6C. È appena uscito sul mercato ad un prezzo super competitivo, 229 euro, e ha tutte le caratteristiche in regola per battere gli smartphone della stessa fascia di prezzo. Prima però di vederlo più da vicino e di scoprire come si comporta, andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Honor 6C si presenta con una scocca in metallo e con una parte anteriore protetta da un vetro 2.5D. Il display è da 5 pollici, mentre sotto il cofano troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 435, la GPU Adreno 505, ben 3 GB di RAM e una batteria da 3020 mAh. La memoria è da 32 GB ed è espandibile tramite microSD, a patto però che siate disposti a sacrificare lo slot per la seconda SIM. La connettività è affidata al Wi-Fi, purtroppo non di ultima generazione, al Bluetooth 4.1 e al connettore micro USB, mentre è assente l'NFC. La fotocamera principale invece è da 13 megapixel con apertura f2.2, flash LED e stabilizzazione digitale, mentre quella frontale è da 5 megapixel. Il sistema operativo infine è Android 6.0 con Emotion UI 4.1. Eccoci qui col nostro Honor 6C. Come vedete, il design non è particolarmente innovativo, somiglia molto agli altri smartphone della famiglia più Huawei che Honor, direi, quindi non c'è niente di esageratamente nuovo. La scocca è realizzata in metallo, il vetro è 2.5D. Come vedete i tasti sono abbastanza classici, quindi da questo lato abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il bilanciere del volume. Nella parte inferiore invece troviamo gli speaker e il connettore micro USB, quindi niente Type-C, e questa cosa lo sapete che mi dà super fastidio. Sul lato invece abbiamo lo slot per la microSD e la SIM, e la seconda SIM. Come al solito ricordatevi che se volete usare una seconda SIM dovete sacrificare la microSD e viceversa. Il lato superiore invece ospita il jack per le cuffie da 3,5 mm. Sul retro infine abbiamo il lettore di impronte che, come sempre negli smartphone di Honor, è velocissimo, quindi sbloccate il telefono in un nanosecondo praticamente. Il display è da 5 pollici, la risoluzione è HD, non Full HD purtroppo, si comporta piuttosto bene sotto la luce del sole nonostante la luminosità non sia esageratamente alta. Il problema invece è il sensore di luminosità, che abbassa veramente troppo la luminosità non appena diventa un tantino più buio. Questa cosa non mi è piaciuta tantissimo, anche perché ho dovuto modificare la luminosità del display costantemente a mano invece di affidarmi al sensore come avrei fatto normalmente. Dal punto di vista delle performance devo dire che questo telefono si comporta piuttosto bene. A bordo troviamo stranamente un processore Snapdragon 435, dico stranamente perché di solito con gli smartphone di Honor abbiamo il processore Kirin, che è quello tipico degli smartphone appunto della famiglia Honor e della famiglia Huawei. Abbiamo 3 GB di RAM, quindi anche se utilizzate tantissime applicazioni contemporaneamente il telefono si comporta sempre molto bene. La memoria interna è di 32 GB, quindi anche se installate un sacco di applicazioni non avete grandissimi problemi. Il telefono rimane sempre molto ben ottimizzato, non rallenta mai in nessun caso, anche se giocate, se navigate, se utilizzate un sacco di social contemporaneamente, lui davvero non ha nessun problema. Come vedete, la Emotion UI installata è la 4.1, non è la versione più recente, che invece è la 5.0, e quindi manca di alcune delle novità portate più recentemente da Honor sui suoi smartphone. Dal mero punto di vista telefonico, Honor 6C si comporta bene sia per quanto riguarda la ricezione sia per quanto riguarda l'audio in chiamata. Non è male, adesso vi faccio sentire delle musiche non tanto belle, anche il viva voce. Thank you.
Il volume, come avete sentito, non è esageratamente alto, però si sente bene, il suono è piuttosto limpido, quindi sia che lo usiate davvero solo come viva voce per le chiamate, sia che usate gli speaker per ascoltare la musica, non avete grandi problemi con questo telefono. La batteria invece è, come vedete, non è assolutamente removibile come al solito ormai, è da 3020 mAh, me lo sono ricordata, è incredibile, e vi permette di arrivare a fine giornata senza grandissimi problemi, quindi anche se siete un po' come me e quindi lo maltrattate tantissimo, il telefono non ha problemi a portarvi fino a sera, dopodiché chiaramente dovrete ricaricarlo. Se invece non fate un uso pesantissimo, riuscite anche a superare la giornata, quindi se lo usate davvero poco, insomma, giusto per un po' di chiamate e un po' di messaggi. Vi faccio vedere alcune foto, perché la fotocamera da 13 megapixel con apertura f2.2 si comporta piuttosto bene in tutte le condizioni di luce. Non è male, mantiene anche un buon livello di dettaglio. Devo dire che rispetto alla fotocamera dell'Honor 8 Pro, che tendenzialmente dovrebbe essere migliore, in realtà l'ho trovata più naturale, diciamo. Non ci sono correzioni artificiali sulle foto, perlomeno non ci sono correzioni pesanti. Quindi alla fine, vedete anche la fotocamera frontale, scusate per il selfie orribile, non è assolutamente male, si comporta così bene in quasi tutte le condizioni di luce, quindi non avrete grossi problemi. Anche i video, abbassiamo un attimo il volume, anche i video, come vedete, non sono malissimo, anzi al contrario, vengono piuttosto bene, sono registrati in full HD e con massimo 30 fps. Vi faccio vedere un secondo la fotocamera per farvi vedere che vi mostro un attimo la fotocamera per farvi vedere che è abbastanza standard nelle sue funzioni. Quindi avete foto, video, il timelapse, bellezza, che per venire, come ho usato io, molto bene nei selfie, quindi fate un po' di ritocco così. C'è il light painting, se volete fare tipo le foto di notte e, non lo so, fare delle strane cose con i fari delle macchine, quello viene molto bene. E poi avete tutta una serie di filtri che potete applicare da qui, potete scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze. Ovviamente qui avete il flash e qui avete invece, allora, le altre funzioni, che sono appunto panorama, l'HDR, professionista, se volete le impostazioni manuali, quindi se siete abbastanza bravi o se volete sperimentare questa cosa. Vi permette anche di inserire la nota audio. Yum invece è per tutti coloro che amano fare le foto al cibo, usate la modalità Yummy. Quali sono i pro e i contro di questo Honor 6C? Allora, tra i pro sicuramente c'è la trasportabilità, la portabilità di questo telefono, perché è super compatto, le dimensioni sono davvero contenute, è sottile, è leggero, estremamente facile da portare sia in tasca sia ovviamente in borsa o nello zaino. Altra cosa che ho apprezzato sono le performance. Il processore Snapdragon 435 si comporta molto bene, in più è associato alla nuova tecnologia che utilizza Honor per il suo file system, e quindi questo permette al telefono di essere molto veloce nonostante il processore non sia esattamente il top di gamma tra quelli attualmente disponibili sul mercato. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, come succede con tutti gli smartphone di Honor e di Huawei, è il lettore di impronte. È velocissimo, sbloccate il telefono veramente in un attimo e non dovete provare più e più volte perché magari al primo tentativo non va. No, funziona sempre bene, sempre veloce. Infine, è impossibile non menzionare il rapporto qualità-prezzo tra i vantaggi di questo dispositivo. Parliamo, come vi dicevo all'inizio, di 229 euro per un telefono che si comporta bene in qualsiasi situazione. Quindi se non avete delle esigenze
particolari, potete contare assolutamente su di lui, sia per quanto riguarda le performance, sia per quanto riguarda il comparto telefonico, sia per quanto riguarda il comparto fotografico, che tutto sommato è piuttosto buono. Quello che invece mi ha fatto un po' storcere il naso è la scelta di installare su questo device Android 6.0 con la Emotion UI 4.1. Parliamo quindi di un software che non è aggiornatissimo e persino l'interfaccia tipica di Honor e di Huawei non è proprio l'ultima versione, quella che porta con sé le maggiori migliorie e le funzioni più interessanti. Un'unica cosa però, Honor ha promesso di portare su questo device Android 7.0. Se così fosse, le cose diciamo che cambierebbero parecchio. Come succede ormai con tutti gli smartphone recenti, un'altra cosa che non ho apprezzato è il fatto che, come al solito davvero, per utilizzare la seconda SIM è necessario sacrificare lo slot per la micro SD e viceversa. La cosa non è particolarmente comoda se siete soliti usare appunto due numeri di telefono. Se invece ne avete uno solo e solo quello vi serve, il problema non si pone assolutamente. L'ultima cosa che mi sento di dire è che Honor 6C è assolutamente un buon telefono per la sua fascia di prezzo, ma rispetto agli altri smartphone di Honor forse manca un tantino di mordente, di quel qualcosa in più per cui che lo trasforma in un must buy, come succedeva ad esempio con Honor 8. Quindi magari qualche sforzo di più, ad esempio dal punto di vista del design, che è piuttosto classico, non c'è niente di nuovo, non cambia niente, persino le colorazioni scelte, che sono grigio, silver e gold, sono assolutamente standard. Quindi, amici di Honor, potevate fare quel qualcosina in più per renderlo fighissimo, come tutti gli altri telefoni vostri. Direi che vi ho detto tutto su questo Honor 6C, se avete delle domande potete tranquillamente scriverle nei commenti, ricordatevi di lasciare un like, di condividere il video e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi a questo cavolo di canale, fate le brave persone, ricordatevi anche di far iscrivere la mamma, il papà, lo zio, il nonno, tutti quanti, insomma. Noi ci vediamo al prossimo video, voi per non annoiarvi magari guardate i video che vi suggeriamo qui, da qualche parte. Io adesso vado a smanettare col mio Honor 6C, a presto, ciao!